Questo giorno maledetto rimarrà per sempre vivo nella mia mente. Vendicherò la loro morte. Finché sarò in vita ucciderò, sì, ucciderò. Ucciderò sino a quando questa maledetta umanità non sarà istinta e debellata. Troverò coloro che hanno osato distruggere e bruciare il mio passato, il mio futuro. E li massacrerò. Li torturerò fino a che non saranno schiavi della loro follia. Io consacro le mie parole e la mia anima all'omicidio e alla vendetta. Che il mio corpo, il mio umile corpo, si tramuti in un'arma perfetta e invincibile. Che la mia mente e la mia bontà sgorghino via dalle mie membra e si sciolgano al suolo, amalgamati dall'acqua. Che la più pura oscurità penetri le mie ossa e che da questo luogo di morte sorga la mia ira. O possente demone delle tenebre, donami la maschera di terrore che ucciderà i miei sensi, sinché la mia vendetta non sarà compiuta. Pronto? Spero tu stia scherzando. Ah, sei tu? No, no, no. Non è uno scherzo. No, forse tu non hai capito. Io voglio il divorzio. Non mi interessa come pagherai gli avvocati, non mi interessa cosa farai, non mi interessa quando lo farai, ma io con te non ci voglio più stare. Sei il più noioso, patetico, egoista, non so neanche come definirlo marito del mondo. Quindi, adesso, prima di rovinarmi la vita per sempre, ti mollo. La casa? Non penserai mica di buttarmi fuori, vero? La casa? Ah, la casa? La casa non me ne frega niente, facci quello che vuoi. Bene, allora se la metti così, io la vendo quella stupida casa e con i soldi me ne sto in vacanza, hai capito? Addio. C'è un pazzo criminale che affitta le stanze della sua casa per uccidere le persone che ci vengono. Lo voglio morto.
all'ultimo piano. E come intendi ucciderlo? E della domestica cosa intendi farne? Secondo me dovresti tenerla sino a quando non si accorgerà della vera natura del suo padrone. Davvero un ottimo lavoro. Devo dire che
nessuno come te ha commesso così tanti omicidi. E negli ultimi anni le tue tecniche sono addirittura migliorate. Devo dire che mi rattrista perdere un servo fedele come te. Ma d'altronde bisogna rispettare i patti. Quindi sono costretto a chiederti se davvero vuoi riacquistare la tanto agognata umanità. Potresti addirittura pentirti di tutto ciò che hai fatto. E sia.